Eccoci a un'altra puntata di Cave Story. Ci siamo lasciati qui. E procediamo. Allora, dobbiamo saltare qua. Andiamo avanti. Siamo all'uovo numero 9. Ciao, Vespaccia. Numero 8. Aia. Pirla che sono io. Pirla che non sono altro. Pirla ancora di più. Allora, vediamo se riesco a evitare questo nemico. Olè, super salto. Posso andare qua in mezzo? No. Maledizione, ma dai, ho preso il cuore almeno. Oh, sei. Continuiamo il nostro viaggio. No, due volte non mi fregate. Perché voi passate attraverso le robe, eh? Cheater. Siete dei cheater. Non vale. Un po' di exp per l'arma. Ma porco due. Ok, siamo. Oh mio Dio, una Vespa poke shoota. Ecco, muori Vespa poke shoota. E siamo tornati al livello massimo dell'arma. Ok, qua. Andiamo subito sotto. Ah, io dico andiamo subito sotto per vedere una cosa e non si può. Vabbè. Tanto allora andiamo laggiù. Ad aprire quello scrigno. Al cui interno troveremo la seconda arma del gioco. Il lanciamissili. Una delle armi più forti del gioco. Solo che c'è un piccolo difetto. È un'arma potente ma munizioni limitate. Puoi riempire le tue scorte con gli oggetti persi dai nemici. Infatti, è l'unica arma che però ho incontrato che ha un limite di ammo. Scendi, bravo. Adesso, se vedete, ci sono due schermi rossi. Ecco l'ultimo. Qua vedete, il numero 1 è danneggiato. E anche il numero 6. Infatti, all'interno di queste due uova possiamo entrarci. Allora, non so se proprio spoilerarvi una piccola roba. Boh, vabbè, dai. Non c'ho voglia di perdere tempo. Il numero 6 troveremo un oggetto che dobbiamo utilizzare all'interno del numero 1. Quindi vado direttamente al numero 6 per risparmiare un po' di tempo. Prima però, ovviamente, salviamo. Ok. 4, quindi devo andare avanti 2. Ops. Ecco, tanto potenziamo tramite. Ah, ancora ho sbagliato tasto. Potenziamo tramite l'utilizzo della nostra bellissima stella polare. O Polar Star, detta all'inglese. Il nostro lanciarazzi. Ancora la Vespa troppo che shoota. Bravo, salta. Uomo 1-5. Ecco il numero 6. Ok, passa fiamma, passa. Bravissima. Adesso saltiamo qui e risaltiamo dentro l'uovo. Adesso entriamo nell'uovo, apriamo questa cassa e otteniamo la tessera ID, con la quale potremo fare qualcosina nell'uovo numero 1. Ok. Ops. Non so se fidarmi di quella fiamma. Aspettiamo che torni indietro, va. Brava fiamma. Ci vediamo. Olè. 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 Oh, sto per sbagliare il tasto un'altra volta. E invece stavolta ce l'ho fatta. Ma perché salto come un pirla io? Allora, come dice. Come stavo dicendo. Lo facciamo apposta allora? Oh, vita. Non era necessaria però. Come stavo dicendo. Ancora il gigante. Dobbiamo andare all'uovo numero 1. Quanti cuori? No, no, tu no.
Nessuno ti ha chiamato a te. Allora, in teoria non ci arrivo, appunto. Uomo numero 2. Sì, cosa sono quei cosi là? Aumentiamo ancora un po' il nostro lanciamissili. Aia. Ok, level up. Lanciarazzi livello 2. Qui abbiamo altri simpaticissimi. Anzi, un altro simpaticissimo coso qua. Elefante. No, peccato, ho preso dell'ex per la Polestar, vabbè. Muori, maledetto. Ok, un bel po' di exp. E vai. Level up. Suka. Ok, corri, 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 salta e risalta. Ok. Uno numero uno. Missili, li prendiamo. È stata la tessera ID con la barriera che abbiamo visto prima là fuori, anche se non ho detto niente. Si è abbassata. Adesso possiamo passare. Muori, maledetto. Ma tu non mi interessi. E dobbiamo sfidare il coniglio mannaro. Grrr. Nessuno può toccare le preziose uova del padrone. Ma vaffanculo. Sì, però. Sti missili non mi pare li facciano tanto. Appunto, facciamo di più con la nostra bellissima pistola. Oh, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, maledetto coniglio? Troppo che sciuto. Ok, ho finito le ammo. No, aspetta, 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 aspetta. Cos'è sta storia? Ecco, muori, va. Ok, magicamente decresce. E torna un comune mimica. Hai sconfitto Igor. Spero di non averlo ucciso. Vabbè, chi se ne. Sì. Tu, stai bene? Erg. Erg. Oh, ehi! Non sono ancora morta. Stavolta ti farò mangiare la polvere. Ora già, ta, un, due, tre, Sono stata surclassata da quel mostro. Sei stato tu a salvarmi? No, e invece, sì. Non ho bisogno del tuo aiuto. La salviamo e ci rompe anche le palle. Posso cavarmela da sola, più o meno. Oh, ti odio. Odio quest'isola puzzolenti, odio ogni essere che abita. Oh, guarda, penso che sia il numero 00. C'è scritto un grande sull'uovo. Quest'uovo potrebbe essere il biglietto per andare via da quest'isola. Ma non siamo noi della superficie e siamo sottoterra? Condizioni dell'uovo normali. Proprio quello che volevo sentire. Scusate se intanto parlo così, ma non mi carica subito il dialogo. Una password? Sembra che ci sia bisogno di una password per far schiudere quest'uovo. Che diamine! Se solo mio fratello fosse qui, risolverebbe ogni cosa. Beh, sembra che non ci sia più nulla da fare. Qui per ora. Tu non sei di queste parti, vero? Almeno non lo sembri, comunque. L'alfabeto usalo sul tuo cappello. Che cavolo vuol dire? Non è quello che usano su quest'isola. Ti sei perso? Non preoccuparti. Ti lascerò venire con me. Possiamo fuggire da questa immondizzaio insieme. Ma in cambio dovrai darmi una mano. Va bene. Come vuoi tu. Comunque. Si è aperta la porta di salvataggio. E noi andiamo a salvare allora. Stanza laterale. Energia missili riempiti di nuovo. Vuoi salvare? Sì, parte salvata. E noi ci vediamo nella prossima parte dove dovremo ripercorrere all'indietro tutto quanto il cavolo di corridoio delle uova e procedere con la parte. Credo che taglierò il pezzo in cui rifaccio tutto il percorso di uova, perché tanto è inutile. Tanto le armi le abbiamo, a parte il lancio missili, le abbiamo potenziate, quindi. Ci vediamo nella prossima parte. Ciao a tutti. Eccoci qua ragazzi con Cave Story, quarta parte in teoria, no,
Sì, quarta parte. L'unica roba che ho fatto fare tutto il percorso dell'uova è riprendere il Max Exp delle due armi. E adesso torniamo alla casa di Arthur, dove ci aspetterà una piccola scena. Che adesso vedrete. Connessione alla rete in corso. Connesso. Inizializzazione algoritmo di chat. Kazuma, sei lì? Stai bene? Su, eh? Sei davvero tu? Sono io. Su, Sakamoto. Anche tu sei fuggito, allora? Dove sei ora? Ho trovato delle uova di drago. La mamma è con te? La porta è bloccata e non riesco a uscire. Mi trovo ancora in questa specie di rifugio. Il codice del settore è Città Erbosa. Vedi se riesci a far partire una ricerca da lì. Inoltre non c'è neanche la mamma. Penso che possa essere ancora col dottore. A tuo parere, qualcuno dei draghi uscirà a breve dall'uova? Dall'uovo? Scusate, le uova. Almeno uno sì, ma è protetto da una password. Puoi fare qualcosa? Ricerca informazioni sull'utente Kazuma. Completamente. Città Erbosa strutture D. Ricerca dei teletrasportatori attivi. Preparazione alla connessione del teletrasporto Città Erbosa. Beh, comunque sto venendo ad aiutarti. Aspettami là. Ricevuto. Oh, a proposito, potrei davvero ricorrere a... L'utente suo esilio è sconnesso. Wow. Ed ecco che arriva... Quando arriverà qui quell'altro ragazzo? Troppo tardi. Sei tornata. Stavo aspettando. Sì, e allora? Sono piuttosto occupata. Torok è stata rapita dai terapeuti del dottore. Cosa? E tu ti prenderai le tue responsabilità. Lasciatemi andare! Oh no no. Oh no no no. Adesso dobbiamo ritrovare Sue. Bentornato. Sue è tornata. È stata rinchiusa nella gabella fuori. Quando torneranno in terapia del dottore, vorremmo provare a, riprenderci Torocco. In cambio gli consiglieremo Sue. So che è una nazione onorevole, ma Torocco è uno di noi. Questo è ciò che si ottiene quando si... non ti integri in una comunità. Sa, prova, prova. Maledetto mal di gola. Ok, intanto salviamo, come avete visto. Villaggio Mimiga. Fatemi uscire all'istante! Sta zitta! È colpa tua se Torocco è stata rapita. La nostra unica speranza è dargli te in cambio e sperare per il meglio. Tu, mostro deforme! Se non riusciamo a riprenderci Torocco, sarai salva, prometto che ti squarterò lembo e lembo. La cosa non mi ispira molto. Direi di aiutarla. Non vorrei vedere teste di conigli che rotolano per la città. Massimo una zampa di coniglio mi farebbe comodo, ma una testa che rotola per la città non è proprio la migliore idea. Sì, sono bloccata. Gli sgherri del dottore hanno rapito una mimiga, pensando che fossi io. Si chiama Toroko. Quando nessun altro mimiga voleva avere niente a che fare con me, solo lei si mostrò amichevole e gentile. Ci sono! Perché non ci vai tu al posto mio? Mio fratello in un posto chiamato Città Erbosa. Trovalo e portalo qui. Agli ordini, signora coniglia, essere non ancora identificato. Ok, torniamo al nostro bellissimo teleporter. Casa di Arthur. Un teletrasportatore. Andiamo alla città erbosa. Vuoi andare alla città erbosa? E sto premuto città erbosa. Ci sarà un motivo? Eccoci alla città erbosa, seconda zona del gioco. Ciao, ciao, mi chiamo Santa Claus. Santa Claus. È riuscito a raggiungere là quando sono stato attirato. Oh, mossimo. Sono scappato e ho raggiunto casa, ma ho perso da qualche parte la mia chiave. E ora sono chiuso fuori. Aiutiamo anche sto povero sfigato. Ed ecco di nuovo i Kirby volanti. Poi Kirby, troppo cresciuto volante, obeso volante, anzi.
che dobbiamo trovare la chiave che casualmente l'abbiamo già trovata ed è lì. Aia. Hai tenuto la chiave di Santa. Viva. E tramite questa chiave, aiutando Santa, otterremo una nuova arma del gioco. Ciao Santa. Oh, questa è la mia chiave di casa. Consegni la chiave di Santa. Grazie. Perché lui passa, io no? Vieni dentro. Ho una bella ricompensa per te. Andiamo. Cosa ci darà mai? Casa di Santa. Grazie, mi hai davvero aiutato. Ecco, puoi avere questo. Palla di fuoco, nuova arma. Distruzione di massa. Stai cercando qualcuno? Non ho visto nessun altro a queste parti. Se vuoi fare ricerche più accurate, dovrei passare attraverso il camino a casa di Chaco. Pop, stop. Il carbone alimenta un bel fuoco. Ecco la nostra bellissima palla di fuoco. Salviamo. Credo di riusciremo a arrivare fino al prossimo salvataggio. Forse. Ma sì, dai, in 2 minuti. Perché, come detto, cerco di evitare che le parti superino 10 minuti. Perché ci mette una vita a caricarle. Ecco la nostra bellissima palla di fuoco. Che iniziamo subito a potenziare. Come vedete, lancia due. Spara una palla di fuoco ad ogni colpo. Poi ne sparare al massimo due. No, Kirby troppo cresciuto. Non rompere le palle. Muori? Senti, facciamo una basaggia. Toh. Espiamo l'arma come ho sempre fatto con il lanciarazzi. E poi ho fretta. E finire il livello in fretta, se non mi dispiace. Ecco, adesso abbiamo le palle di fuoco potenziate. Smettete di rompermi. Ah, boh, lì sopra c'è un coso della vita, ma lo riprenderemo più avanti. Cioè, intendo, potremmo già prenderlo, ma ho fretta di andare. Aia. Ho fretta di andare. Eccoci arrivati alla casa di Chaco. Parleremo con Chaco nella prossima parte e concludo dopo aver salvato, ovviamente. Vuoi salvare? Sì, partita salvata e ci vediamo nella prossima parte dove parleremo con Chuck e scopriremo cosa dovremo fare. Ciao a tutti!